tanti soldi, Mr. Crab. Mr. Crab e Sandy hanno formato una squadra per raccogliere tutti i tesori che riusciranno a trasportare. È carino da parte di Mr. Crab dedicarsi all'alta finanza. Sti commenti, boh, vabbè. Mr. Crab ha trovato la stanza del tesoro di Atlantide e il signor Altezza Reale gli ha detto di prendere ciò che vuole. Mr. Crab non vuole certo offendere gli abitanti di Atlantide rifiutando la loro generosità. Mi sembra giusto. Così si porterà a casa un po' del tesoro. Poco poco. Mentre Mr. Crab è occupato a nuotare in tutto quel tesoro, Sandy lo aiuterà a raccoglierlo con la sua nuova invenzione, il Bubble Collector 2000! Non capisco perché non usi una rete, ma comunque... Devi aiutare Sandy a puntare la bolla contro il tesoro per poi afferrarla e guadagnare punti. Guadagnerai abbastanza punti prima che scada il tempo? Non lo so, però devo capire. Punta e spara, semplicemente, niente più niente meno. Ah, ci sono pure i punteggi. Questo potrebbe essere Sandy, carino come minigioco. Di Atlantide, sei mio. Mr. Crab niente, non parla proprio. Gli abitanti di Atlantide non fanno karate. Tre gemme per fare punti. Ah, ma si può. Ma allora. Dio mio, questo è proprio il mio campo. Questo è proprio il mio campo. Cos'è questo? Non so cosa ho preso, ma... Per essere una creatura marina, Crab fa davvero matto per questo tesoro. Non vuol dire assolutamente nulla, ma va bene. Questo è proprio il mio campo, proprio punta e spara all'infinito. Soprattutto se... Ah, era una tassa, io pensavo che era un premio quello. Ho visto dei simboli dei soldi. Stiamo andando a vedere la campina con la vivente. Dammi. Comunque ho capito qual è il senso della combo. Devi prendere le tre dello stesso colore. La banconota. Oh, incudine. Passa. Io non so se fosse incluso il fatto che tu facessi tutti quei punti, sai, onesto. Dammene un'altra rossa. Niente, vabbè. Volevo provare a fare... Madonna, ho preso qualcosa da 5.000 punti. Tutti sti soldi da dove escono fuori? Oi, ecco qua. Madonna mia. Ma questo qua è l'indicatore di quanto dovrei fare? Grandioso e tutto quanto, ma mai bello quanto un tramonto in Texas. In questo posto ci vorrebbe un po' di musica country western per ravvivare l'atmosfera. Mi sembra giusto. Ah, ma ogni tanto poi tra l'altro... Si ingrandisce anche il raggio appena visto. No, ho dimenticato quello grosso. Io non so quanto, cioè io non so quanto il gioco si aspetti che tu faccia dei punti. Però secondo me ne sto facendo tanti. Secondo me ne sto facendo tantissimi. Il barattolo che ti aumenta la grandezza. Allora, attenzione alla tassa. Io intanto sono a 70.000 punti. Non so quanto il gioco si aspettasse che io facessi. Non so quanto il gioco si aspettasse che io facessi, ma... Io spero di aver preso l'oro. Guardalo com'è contento lui. Cioè, questo è stato l'unico commento di Crab che abbiamo avuto.
Un vecchio cui sta venendo un... No, dai, non è possibile. Com'è possibile che ha preso l'argento con tutti sti punti? No, 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 non è plausibile. No. Cioè, quanto avrei dovuto fare per arrivare all'oro? Scusami. Allora, forse il gioco si aspettava che tu andassi tanto di combo, ma io spammavo. Cioè, è impossibile aver preso l'argento con così tanti punti. No, dai. Sono offeso, sono offeso.